Nei giorni scorsi parlavamo di estate calda dei diritti TV e vi avevo detto delle grandi novità in termini di costi, del prezzo di DAZN fondamentalmente. Abbiamo fatto un'ampia analisi di cosa costerà il calcio nella prossima stagione in tutti i paesi principali d'Europa con i campionati paragonabili, diciamo così, per valore al nostro. Quest'oggi continuiamo perché è davvero un'estate calda dei diritti TV. L'UEFA ha recentemente annunciato il rinnovo degli accordi in Francia e in Inghilterra per la prossima Champions League, la tanto discussa Champions League che inizierà col nuovo formato nel 2024-25. Le cose sono uscite, non ci sono stati comunicati ufficiali, ma si conoscono le cifre. E insomma, l'UEFA sembra essere partita col piede giusto, ma un po' di considerazioni credo oggi si possano fare alla luce di quel che sta accadendo ai diritti TV del calcio europeo. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo video. Come sempre, like, campanellina sempre accesa per rimanere aggiornati e mi raccomando, iscrizione. Stiamo crescendo, continuiamo a crescere. Per l'inizio della nuova stagione ci saranno tante cose. Siamo entrati nel mese di luglio, tenete duro perché c'è ancora qualche settimana di calciomercato, ma poi la palla ricomincerà a rotolare e quindi ricominceremo finalmente anche a divertirci. Buongiorno ancora, voglio oggi parlare di quello che sono stati i rinnovi dei contratti per i diritti TV, in particolare in Francia e in Inghilterra, e andare di nuovo a vedere cosa sta accadendo, quali dinamiche si stanno muovendo. Beh, l'UEFA può dire che la vendita dei diritti TV per il prossimo triennio di Champions League è iniziata bene. Stiamo parlando esattamente di quella Champions League che tanti club contestano che non vorrebbero, ma naturalmente l'UEFA va avanti. Ha messo sul piatto, come sapete, un nuovo formato della Supercoppa europea che verrà giocata tra la vincente di Europa League e di Conference e un torneo pre-Champions League. Tutto questo è nel nuovo pacchetto di diritti TV. Naturalmente ci sarà anche l'allargamento, quindi 36 squadre. Ecco perché non mi stupisce che da Francia e Inghilterra siano arrivati dei contratti in forte rialzo rispetto a quello che è accaduto, rispetto a quello che era il triennio precedente. Rialzo all'incirca del 20-25%. Andiamo con ordine. L'Inghilterra versava 470 milioni all'anno e continuerà a versarli. Stiamo entrando negli ultimi 2 anni, 22, 23, 23 e 24 di questo triennio di diritti TV. 470 milioni all'anno, ne verserà di fatto 567. E qui fa molto parlare il fatto che il nuovo accordo, ricordiamo che in Inghilterra le partite vengono trasmesse da BT Sport, che è una TV recentemente passata al gruppo Discovery con un accordo di fusione comunicato a maggio di quest'anno, 1,7 miliardi per il triennio, quindi un importante accordo al rialzo, erano 470 milioni, lo ricordo, per anno, passano a praticamente 567, quasi 570 milioni all'anno. In Francia l'accordo precedente era di 375 milioni, ripeto 375 milioni, e passa l'accordo sempre con Canal Plus a 480 milioni. Non mi stupiscono questi aumenti e mi aspetto qualcosa in più, vi dico la verità, anche dalla Spagna. E attenzione perché si tratta di accordi molto grandi e molto importanti, ma dobbiamo anche sapere che di fatto il 70% di tutto quello che viene raccolto, quasi 80%, viene raccolto in questi paesi principali, che sono l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la Germania e l'Italia. Gli altri paesi hanno un mercato molto meno ricco, hanno anche meno squadre, ma è molto importante quindi quello che accade in questi paesi.
Perché dicevo mi aspetto un aumento dalla Spagna? Ricordiamo che la Spagna nell'ultimo triennio ha versato, le televisioni spagnole, 360 milioni all'UEFA per i diritti TV. È lo stesso accordo fatto dalla Germania, 360 milioni. Ok, questo è lo scenario. Quindi, di fatto, Spagna e Germania pagavano 3,60 come la Francia 3,75, l'Inghilterra, ricordiamolo, l'Inghilterra ha le squadre più forti, ma ha un accordo che riguarda tutta la Gran Bretagna, quindi anche Celtic e Rangers, per dire, sono dentro. Quindi, cosa sta succedendo? L'aumento dell'Inghilterra è chiaramente giustificato dal fatto che nella nuova formula, lo abbiamo già visto in un altro video che vi lascio in descrizione, l'Inghilterra di fatto avrà un posto in più. Aggiungiamo anche, non è un fatto secondario, che negli ultimi anni praticamente la rivalità scozzese Celtic Rangers si era praticamente spenta. Oggi con i Rangers che sono arrivati in finale di Europa League, con i Celtic che sicuramente si butteranno alla rincorsa, c'è una rinnovata fiducia nel mercato scozzese e quindi naturalmente una squadra in più che avrà l'Inghilterra, perché ricordiamolo, i quattro posti in più dal 2024-25 sono andati alle federazioni immediatamente dietro le prime quattro, quindi uno molto probabilmente alla Francia, stabilmente, e attenzione perché ci sono i due posti per le due nazioni che hanno ottenuto il risultato migliore a livello europeo, a livello di ranking, nella stagione precedente. E avevamo già fatto un conto che questa cosa in 9 anni su 10 sarebbe andata alla Spagna, un posto, e in 8 anni su 10 all'Inghilterra. Quindi di fatto Spagna e Inghilterra si trovano quasi ad avere garantiti questi posti. E il divario, perché il divario anche in termini di ranking, può solo che aumentare. Quindi Inghilterra che rilancia e mette lì i suoi 100 milioni in più. Parleremo in un altro video dell'effetto Amazon, perché Amazon si sta muovendo con grande oculatezza, con grande attenzione, ma ne voglio parlare e specificatamente in un video che dedicherò appositamente ad Amazon sui diritti TV. Mi aspetto a questo punto che anche la Spagna veda un aumento. Un aumento che potrebbe essere anche qui nell'ordine, secondo me, dei 60-70 milioni all'anno, 50-60, considerando che il mercato spagnolo è un po' diverso da quello francese e da quello inglese. Interessante notare qui come l'Italia sia ad oggi, tra i 5, il paese che paga meno la Champions League. Sapete cosa è successo negli anni scorsi? Mediaset Premium puntò tantissimo sulla Premier League e sulla Champions League e rimase molto scottata. Si era capito che la Champions League non muove gli abbonamenti come succede o si presume succeda per il campionato, perché poi in realtà il campionato perso da Sky non ha fatto perdere a Sky tutti questi abbonati. Certo, c'è chi ha rinunciato a Sky, ma c'è, e questa è la stragrande maggioranza degli abbonati, chi ha tenuto Sky. Quindi ad oggi la situazione è Germania 3,60, Spagna 3,60, Italia 2,40, 240 milioni all'anno per una stagione di Champions. Attendiamo di capire cosa succederà lì, ma attendiamo anche di capire perché di fatto l'UEFA sta allargando ulteriormente il numero di partite. Sappiamo tutto ormai della nuova formula, ma sarà interessante capire quali saranno le reazioni, soprattutto da Germania e Italia, ovvero i paesi che non hanno avuto un aumento delle squadre nella prossima Coppa, mentre invece Francia e Inghilterra più 20-25%, ma perché avranno una squadra in più. Francia, per effetto di un ranking che onestamente è sempre rimasto molto distante dalle prime quattro, ma sapete, ci sono anche dinamiche geopolitiche. Spagna che avrà praticamente insieme all'Inghilterra un posto garantito. Molto molto interessante sarà capire quale sarà l'ulteriore crescita di questo tipo di situazione e di questo tipo di accordi dei diritti TV. Ci vediamo presto, parleremo molto presto anche di Amazon, che ha fatto il colpo in Inghilterra e trasmetterà
la Champions League, un po' come sta facendo in Italia. Ma Amazon si sta muovendo con una strategia che merita di essere ulteriormente approfondita. Grazie e a presto, ci vediamo sul mio canale.